Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati su Farmer Dynasty, il gioco più laggoso del mondo, come potete vedere. Allora, che cosa dobbiamo fare oggi? Dobbiamo arare i nostri campi. Però voglio fare un esperimento, ragazzi. Un campo lo areremo, un altro lo erpicheremo. Quindi su uno faremo la lavorazione completa, su uno faremo la minima lavorazione, così vedremo la differenza. Per chi non lo sapesse, la minima lavorazione praticamente prevede l'erpicatura e la semina, mentre la lavorazione completa è aratura, erpicatura e semina. Molte aziende usano la lavorazione minima perché risparmiano passaggi, risparmiano carburante, dicono che stressa anche meno il terreno. Hanno un po' meno raccolto, però vanno a guadagnarci, diciamo, a livello di carburante, di passate, insomma. E questo è un eterno dubbio, questo, ragazzi. Vedete, io qua ho già iniziato ad arare. Diciamo, questo è l'eterno dubbio tra coltivatori, se è meglio la lavorazione minima o la lavorazione completa, ragazzi. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti, che a me interessano queste cose. E poi voglio vedere a livello di gioco la differenza tra un campo arato e un campo coltivato. Quanto si perde? Perché faremo anche noi questo tipo di... questa tipologia di confronto, in modo che possiamo capire se arare conviene molto o no. Perché se andiamo a perdere un 10%, pochino, insomma, non ariamo più, ma che ce frega. Soprattutto poi questo trattore qui, finché non compriamo un trattore più potente, qua ci vogliono tre anni, para. Andremo a vedere. Io seminerò colza in tutti e due i campi, faremo due campi di colza, quindi molto vicini, e quando andremo a raccogliere poi la colza vedremo la differenza fra i due campi. Questo di destra lo ariamo, quello di sinistra lo coltiveremo e basta. Come vedete, rispetto ai primi video, voi non l'avete visto i primi video perché è la prima volta qui che aro, però rispetto alla prima volta che ho arato, hanno fatto degli aggiornamenti e hanno reso l'aratura un pochino più fattibile, perché prima era impossibile, il trattore saltava a destra a manca. Adesso è molto meglio. Come vedete, il terreno è dinamico, lascia il solco. Vediamo un po', arato 28%, ok. Dicevo, il terreno è dinamico, lascia il solco. Come potete vedere, avevo già fertilizzato, avevo fatto un altro esperimento, ragazzi. Robby fa tutti gli esperimenti per voi che siete curiosi di questo gioco, e io faccio ogni tipo di esperimento possibile. Avevo buttato il fertilizzante sui campi per vedere se, come nella realtà, era possibile fertilizzare dopo la trebbiatura. Purtroppo, quando noi andiamo ad arare, il fertilizzante, invece di interrarsi, il fertilizzante magicamente si perde. Questo, secondo me, è un grave bug, ragazzi, che state facendo il gioco. È un grave bug, e non potete fare che io butto il letame, perché sicuramente anche con l'etame funzionerà così. Butti il letame, poi ci va ad arare e si perde. Esattamente come succedeva in Farm Expert. Queste sono altre tipologie e similitudine con Farm Expert. Similitudini. Quindi, ragazzi, cercate di sistemare questo bug, ragazzi, del gioco, perché è dai tempi di Farm Expert che ci portiamo dietro gli stessi bug. Cerchiamo di risolverli, perché ormai io, raga, mi sono convinto che sono gli stessi che stanno a fare questo gioco, perché è identico sotto tutti i punti di vista a livello di meccanica. Cambia il gameplay è molto divertente. Adesso alziamo, ok. Questo, ragazzi, non si può girare questo aratro, quindi come nella realtà, così mi hanno detto, fatemi sapere se faccio giusto, si ara in questo modo. Quando c'è un aratro che non si può girare, si ara in questo modo, ovvero una strisciata a destra, una strisciata a sinistra, una strisciata a destra, una strisciata a sinistra, fino a quando il campo non è completo, insomma, non è finito. Questo dovrebbe essere l'esatto metodo di aratura con l'aratro che non gira. Come vedete, sono dentro al solco, quindi aratura intro solco. Ma quante ne so, quante... Comunque, tutto quello che so, ragazzi, è sempre grazie a voi, grazie ai vostri commenti. Ai nuovi iscritti, avrete fatto caso che sono dislessico. Ecco,
questo è un canale di un dislessico, quindi sappiate che qui io parlo molto male. Però gioco bene, dai. No, nemmeno quello, quindi sappiatelo. Ok, entriamo nel solco, tiriamo giù l'aratro. Ok, e si parte. Vi faccio qualche tagliettino, un po' qua, un po' là, ragazzi, perché non è che possiamo far vedere tutta l'aratura, se no stiamo qui 2 giorni. Però ecco, il terreno dinamico mi piace, non so voi che cosa ne pensate, però vedete anche l'animazione dell'aratro è fatta molto bene, quindi c'ha anche dei punti a favore, sto gioco, c'ha ancora molti baghettini, però c'ha anche tanti punti a favore, quindi staremo a vedere. Nella prossima puntata, ragazzi, andremo a iniziare con l'acquisto dei polletti, e andremo anche a vedere se sarà possibile fare erba, se come farm expert l'erba si potrà tagliare solo sui campi, come io penso, oppure se si potrà tagliare tutta questa erba intorno, come succede in farming, che possiamo tagliare qualsiasi tipologia di erba. Vediamo un po'. Intanto pensiamo a finire di arare e poi andare a invece a coltivare quest'altro campo, quello vicino, con il nostro super mega erpice del 1915. Invece l'aratro, ragazzi, è del 1902, io credo, cioè questo era proprio quello che trainavano i buoi, non so se sapete come facevano, lo facevano anche gli egizi, no? Attaccavano questi aratri ai buoi e i poveri buoi erano costretti ad ararsi ettari e ettari di terreno. Mamma mia, poveri animalini. Oddio, sto trattore più o meno tira come un buo. Come si dice quando un buo è uno? Un buo è. Non lo so. Ragazzi, queste sono cose che uno. Cioè, uno sì, ha la sua cultura personale, però quando poi ci sono da affrontare delle tematiche che uno non affronta tutti i giorni, perché quando mai nella vita ci è servito dire un buo? Non è che uno va, esce e dice, oh, buongiorno, al negozio mi dà un bue, cioè sono cose che uno non usa, è un lessico che uno non usa tutti i giorni, quindi non lo so come si dice. Dopo andiamo su Wikipedia, dopo andremo a vedere. Sì, sto dicendo troppe cavolate, quindi adesso, ragazzi, io direi che mi finisco di arare il campo e poi iniziamo con il coltivatore a coltivare il campo di qua. Vediamo come la pensa il gioco, se ce lo fa fare. Io credo di sì, vediamo, gli esperimenti di Robby continuano. A fra porco, io salvo. Buongiorno, ragazzi, sì, buongiorno, perché sarà fatta una certa ora e sono andato a dormire, ragazzi, giustamente anche nel virtuale c'è bisogno del riposo. Ho quasi finito il carburante, meno male che l'ho comprato e ce l'ho qua dentro, ecco, qua dentro qui alle mie spalle, qua dentro qui c'è il carburante, però adesso non mi serve, adesso me ne vado a prendere l'erpice. Io l'ho messo qua dentro, ragazzi, ma ho sbagliato, perché qua dentro qua è il silo dove si raccoglie il grano che sto qui di sopra, vedete, ecco, avete visto con la collision, ecco, mamma mia, quando attacchi un mezzo non si sa quello che succede. Qua che è successo? Dove sto? Sono rimasto incastrato! Aiuto! Sono rimasto incastrato! Ragazzi! Oddio, che devo fare? Adesso mi teletrasporto, va. Mi teletrasporto dentro alla metitrebbia. Dov'è? Babba via questi bug! Allora, mietitore. Eccomi, il triste mietitore. Ecco qua, sono dentro al triste mietitore. Eccomi. Andiamo a recuperare il trattore. Oddio mio, qualche baghettino c'è sempre, ragazzi. Allora, dove sta? Ah, ok, era qui, ok, perfetto. Agganciamo. Ok, perfetta. E andiamo. Oddio. Okay. Ah! Spacco tutto! Devo passare. Ok. Calmi. La calma è la virtù dei porchi. Quindi, ragazzi, calma. Allora, andiamo verso il nostro campo ad erpicare, che è questo qua. Chi se ne frega se stiamo finendo la benzina. Non so se sto coso va a benzina, perché secondo me a vederlo va a petrolio. Non lo so, non sarei tanto sicuro, ma sicuramente non va a diesel. Allora, come vedete il campo è fertilizzato, ma la fertilizzazione non conta una cippola, perché se ne andrà via con l'erpicatura. Allora, abbassiamo, vediamo se erpica.
Sì, erpica, però ci dice, attenzione, stai coltivando il terreno che non è stato arato. Farai meno raccolto qui. Ok, ne sono consapevole, è una mia scelta. È una mia scelta, ne sono consapevole, quindi ti prego di rispettare la mia scelta. E andiamo ad erpicare. Andiamo ad erpicare. Bah, oddio, cioè, mi piace molto di più erpicare. Andiamo molto più veloci. Chissà se... Bah, vabbè, sto chiedendo troppo. Stavo dicendo chissà se interrando i residui culturali. Ma che fertili, ma di che, ah, oh, ma di che. Qui vogliamo un po' troppo realismo. Questo, ragazzi, il realismo lo possiamo cercare su farming, ovviamente. Non sugli altri giochi, insomma. Allora, abbassiamo ed erpichiamo anche qui. Bene, bene, bene. E vedremo poi la differenza fra i due campi. Io, ragazzi, off camera andrò ad erpicare anche... No, la visuale interna no, per carità. Off camera andrò ad erpicare anche l'altro campo. Quindi ci troveremo la prossima puntata di due campetti erpicati. Per la semina io aspetterei, ragazzi. Non so se qui la colza si può seminare a ottobre, a settembre, non lo so. Vedremo, comunque aspettiamo settembre, dai, per la semina. Semineremo a settembre, dai. Se no vediamo, se finiamo le cose da fare, seminiamo, che dobbiamo fare? Ci proviamo, insomma. Allora, giriamo. Ok, così andiamo, abbassiamo il nostro bello l'erpice, complimenti. L'erpice, guarda, è fatto proprio bello, guarda, visivamente è bellissimo, guarda, proprio non si può guardare. Allora, ancora stai coltivando il terreno che non ha, ma me lo devi dire ogni volta me lo devi scrivere? Ogni volta me lo devi dire? Ho capito che farò meno raccolto. Sto proprio studiando quanto raccolto in meno farò. Cacchietto. Oh, non me lo dire ogni volta. Però, ragazzi, l'erpicatura è un'altra cosa. Secondo me, già dando un'occhiata a questo tipo di lavorazione, io direi che con la minima lavorazione già risparmiamo tanto in carburante, perché il trattore sforza di meno e va più veloce. Quindi, secondo me, già c'è un risparmio di carburante molto, molto... molto risparmio, molto, non mi veniva il termine, un risparmio di carburante molto, molto, no, molto meglio non si dice, molto elevato. Ok, intanto facciamo anche questa strisciatina qua, tranquilli, bellini, in grazia di Dio, ragazzi. Ho capito che il terreno non è stato arato. Oh, è fastidiosa sta cosa, raga. È come se voi fate la minima lavorazione e ogni volta vicino al trattore c'è uno che vi dice: oh, guarda che non hai arato e farai meno raccolto. E tu gli fai: sì, ok, lo so. E dopo un attimo: oh, guarda che non hai arato, farai meno raccolto. Cioè, dopo un po' te girano un po' le pallette, ragazzi. E tu, caro YouTube, è inutile che ogni volta mi scrivi che il video non è adatto a tutti gli inserzionisti e me lo metti che non è monetizzato, perché... è così, cioè, quando la parolaccia ce vuole. Tanto, caro YouTube, mi dai 90 centesimi al mese, non è che vado rovinato se me ne dai 40, cioè, stiamo sempre lì. Io, quando la parolaccia ce vuole. La parolaccia quando è gratuita, no, ragazzi. Ma qui dalle parti mie, vicino Roma, quando ce vo. C'è poco da fare. Se ce vo. Infatti, se voi andate a vedere i comici romani, quasi tutti usano le parolacce. Non ce n'è uno che lo... Perché qua a Roma la parolaccia non è quella cosa che tu dici: oh mio Dio, ha detto palle. Palle. Se rompi le palle, palle. E adesso mettemi pure il bollino giallo, caro YouTube. Ma che me ne frega a me? Scusate, mi sto arrabbiando. Devo rimanere calmo, se no mi sale la pressione. Mi sto arrabbiando. Calmo. Yoga. Ok. Abbassiamo, no yoga quello che gamberetti, yoga nel senso. Allora, niente. Io, ragazzi, continuo ad erpicare questo campo come se non ci fosse un domani. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Io vi ringrazio di aver speso i vostri 14 minuti della vostra vita qui a guardare un mio video. Mi fa tanto piacere, veramente lo apprezzo tanto. Lasciate un like se volete, se il video vi è piaciuto, ragazzi, che è il miglior ringraziamento. Iscrivetevi al canale e la cosa ancora migliore di tutti sarebbe condividere il video e far conoscere il mio canale a un vostro amico. Basta uno di voi a un vostro amico, ragazzi, e si cresce come non mai, quindi aiutatemi a crescere. In descrizione ci sono tutti i miei social e il link per comprare i giochini scontati su Instant Gaming. Quindi, ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video di Farmer Dynasty, e niente, iscrivetevi, ve lo ridico. Ciao!